prova di farti un giro. Ok ragazzi, siamo tornati a testare un'altra volta la mia bici elettrica. Ho tolto il secondo overboard, ho tolto le batterie al piombo, abbiamo rimesso quelle al litio. Ok raga, ho scaricato l'applicazione per guardare la velocità, il tachimetro GPS. Ok, sta a 12 perché l'ho testato correndo. Ok, adesso faccio una piccola corsetta con questa bici elettrica, se vogliamo chiamarla così, e vediamo che velocità raggiunge con due batterie al litio. Poi ho portato pure quella al piombo e vediamo come va. Ok, velocità raggiunta 18 km orari. Ok, adesso facciamo il ritorno e vediamo. La mia macchina sta laggiù. Ragazzi, abbiamo toccato i 20 km orari, 20 km orari con sta cosa. Due batterie al litio. 20 km orari. Quando questo apparecchio toccherà le 88 miglia all'ora ne vedremo delle belle. Adesso mettiamo tre batterie al piombo. Questa è la bici elettrica, abbiamo rimontato il piombo. Poi abbiamo tolto un overboard. Ok, speriamo di non perdere nessuna batteria. Ok, il primo test lo faccio io e poi il mio cameraman. Però lo sai, pare che accelera più velocemente. Ragazzi, delusione, con le batterie al piombo sempre 20. Mio cameraman, cameraman, rifammi una ripresa mentre faccio un'andata e un ritorno. Abbiamo staccato i freni perché i freni non servono. Bro, fammi una ripresa mentre faccio questa sciamerica. Se no ti faccio la ripresa stesso qui dal posto di dietro, se vuoi proviamo. Allora, go! E beh, quanto hai fatto? 19. Vedi, non arriva a 20. Non arriva a 20 con questa piombo. 20 era con le altre. Cioè 20 con il litio, il litio batte il piombo. Ci ho speso 120 euro di batterie. Vado almeno a 30. A 2! Siamo in 2 con la bici. Non ce la fa proprio. No, bro, ferma. Che ci facciamo male? Non ho i freni. Ok, siamo in una fase molto problematica, 4 batterie, 48 volt, 12 ampere. Cioè io non lo so come andrà a finire sta storia. 4 batterie. 48 volt. Quattro chilometri orari!